Ci sono storie accadute in Italia che non hanno nulla da invidiare ai romanzi della letteratura gotica. Vicende che hanno colpito persone come me, come te o i tuoi familiari e che hanno stravolto la loro vita quotidiana. Cominciava così nel dicembre scorso la mia grande avventura in podcast, un'avventura alla quale ho dato un nome preciso, Cronache dall'altro mondo, e che, attraverso 15 episodi, mi ha trasportato in un universo oscuro ed incredibile. Un mondo fatto di spettri e di dubbi, di oggetti che si muovono e di voci, di medium e, ahimè, di morti. Ma una cosa è chiara, non desidero altro che ricercare e raccontarvi incredibili storie, finite nel buio della memoria umana. In questi mesi mi sono ritrovato spesso immerso silenzioso tra vecchi libri, enormi archivi e testimonianze reali che racconterò a voi fedelmente, come ho sempre fatto. Prima di cominciare, però, voglio ringraziare Monica Nasato per la preziosa collaborazione, come anche le tante persone che mi hanno dimostrato il loro affetto e la loro passione, sia a Milano nell'ottobre scorso, come anche chi quotidianamente mi ascolta e mi scrive, chiedendo del podcast e delle storie che racconto. Questo podcast è per voi. Ma la strada è lunga ed è arrivato il momento di abbassare le luci ed alzare il volume. Io sono Enzo Barone e vi do il benvenuto alla seconda stagione di Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Quanta magia è il Natale! Quell'atmosfera incantata tra addobbi, luci, voce in festa e tutt'intorno le tradizionali canzoni natalizie. Quella che vi racconto oggi è una storia romantica, un legame invisibile che si dispiega in un arco lungo circa 30 anni, che vi farà scoprire inoltre alcuni retroscena semisconosciuti del mondo dello spettacolo nostrano. Ma se è vero che da qualche parte bisogna pur cominciare, mi sembra perfetto partire dal Natale 1986. Protagonista di questa incredibile esperienza fu Anita Pensotti, nota giornalista del settimanale Oggi, che era riunita a cena assieme a suo marito Oscar Cairoli, ad una coppia di amici e le sue due figlie. 6 persone in tutto, anche se la sensazione era che fossero di più. Anita ed il marito, per l'occasione, avevano pensato di regalare alle due bimbe una bambola con un carillon che il loro papà, durante il dopocena, pensò di far suonare. Il carillon diffondeva le sue allegre note natalizie, mentre all'improvviso l'uomo chiese a tutti di fare silenzio. «Avete sentito?» chiese. Ma il gruppetto sembrò non capire. Intanto la musica continuò, ed insieme ad essa, ciò che aveva sorpreso l'uomo. «Dai, ditemi dove è nascosto questo bambino che canta», disse l'uomo guardando i padroni di casa, i quali assicurarono che non c'era proprio nessuno. L'uomo insistette, ma la risposta fu sempre la stessa. In realtà, un segreto era celato nella mente e nel cuore dei padroni di casa. Segreto che non pensarono affatto di condividere in quella serata con persone di conosciuto scetticismo. Un segreto lungo 20 anni ed un nome. Colli. Una storia che ci riporterà indietro a strane e sensazionali manifestazioni che, spesso, coinvolgeranno e vedranno testimoni personaggi pubblici e dello spettacolo. Anita Pensotti, nel 1964, era una giovane inviata per il settimanale Oggi e la sua vita era ben distante da bambini visibili che cantano, quando l'allora direttore del settimanale, Vittorio Buttafava, la convocò nel suo ufficio per proporle una nuova incredibile rubrica dal titolo «Le streghe sono tornate di moda».
L'idea del direttore era, infatti, una rubrica che trattasse un po' il folklore e i fenomeni paranormali in genere. Anita accettò, ignorando da dove partire e a chi rivolgersi. Caso volle che in quel periodo vivesse a Roma ed il pensiero cadde su Federico Fellini. Il grande regista, suo amico, nonché enorme appassionato di queste tematiche, proprio in quei giorni stava terminando di girare Giulietta degli Spiriti e l'occasione fu perfetta per ricevere dal regista qualche indicazione. Ma nulla di tutto ciò poté presagire come da semplice cronista sarebbe divenuta protagonista. Fu così che, con la guida di Fellini e di Gillo Pontecorvo, ebbe indicazioni e consigli, ma soprattutto indirizzi, grazie ai quali poté frequentare ambienti dediti a sedute spiritiche. Ma andiamo per ordine. Nello stesso anno, durante la preparazione della rubrica, si recò a Torino per un congresso di magia, dove ebbe l'opportunità di conoscere una sensitiva, Vittoria Negri, e successivamente al quale, forse, si accese il vero interesse nel partecipare attivamente alle sedute spiritiche. Una sera, dopo cena, infatti, Anita, assieme ad altri tre amici con i quali stava dialogando del convegno di magia, decise di provare una seduta spiritica tra le risa e la curiosità. Tutti pensavano fosse solo un gioco che non avrebbe portato a nulla. Ma così non fu. Spensero le luci tranne un paralume, si accomodarono intorno a un piccolo tavolo e in silenzio si concentrarono. E non si dovette attendere molto, poiché cominciarono a farsi sentire alcuni colpi che il gruppetto interpretò come sì e no. Allorché diedero il via ad alcune domande. Il nome che ne scaturì era composto da una R, una O ed una Y, che Anita decifrò come di origine inglese e, siccome in quel periodo tutte le interviste reali di passaggio in Italia erano curate da lei, scherzando, chiese se fosse anch'esso un reale. Un colpo fortissimo confermò ciò che era sembrata più una battuta che una domanda seria. Allo stesso tempo un boato, o meglio, una sorta di urlo cavernoso, sopraggiunse da un angolo della stanza ancora in penombra. Altri tentativi servirono a comprendere che l'entità si chiamava Francesco, il quale era stato davvero un reale. Nell'abitazione di Anita Pensotti, una mansarda all'ultimo piano di una palazzina, quella notte non fu come le precedenti. Infatti, verso le 3, fu svegliata da una luce fortissima che, oltre a filtrare dalle persiane chiuse, illuminava di viola le pareti. Le emozioni contrastanti della prima seduta portarono Anita ed il gruppo a voler ripetere l'esperienza. Fu così che in una successiva seduta l'entità Francesco portò i saluti di una certa Vittoria. Anita aveva conosciuto 3 o 4 donne con quel nome che ormai erano passate a miglior vita, ma non poté capire di chi si trattasse fino a quando, nei giorni successivi, una notizia fece chiarezza. La sera nella quale c'era stata quella seduta era purtroppo deceduta la sensitiva torinese della quale parlavamo prima, Vittoria Negri. Passò il tempo e, nell'autunno 1966, mentre la rubrica Le streghe sono tornate di moda proseguiva, Anita fece la conoscenza di una medium di nome Lorena, che fu tappa fondamentale nella sua vita e nella sua avventura in questo mondo misterioso. Fece la sua conoscenza nell'abitazione di un'amica comune e, da lì a poco, cominciarono a frequentarsi e ad effettuare sedute medianiche. Fu proprio durante una di queste che accadde un fatto straordinario che da lì a poco le avrebbe cambiato la vita. Anita, la medium Lorena e le altre amiche erano sedute attorno al solito tavolino durante una sessione medianica quando, ad un tratto, il tavolino sfuggì letteralmente dai loro palmi e finì per spostarsi fino ad uno scaffale in un angolo della stanza. Il gruppetto non mollò e si spostò, seguendolo, proseguendo la seduta. L'entità, sempre battendo, cominciò a parlare, o meglio, a dettare parole con una caratteristica distintiva, la mancanza di doppie lettere. Fu così che la prima frase, che si capì essere bello il gatto, risultò bello gatto. Questo non rappresentò proprio un piccolo dettaglio e tra un po' capiremo il perché. Anita proseguì con le domande, chiese il perché di quel modo di parlare. Spiegò che così poteva andare più veloce. Arrivò quindi il momento di chiarire chi fosse la presenza invisibile e questa
disse di chiamarsi Colli. Colli. Ma chi era Colli? Si scoprì che Colli era stato un bambino, o meglio, lo era ancora. Un bambino morto all'età di 6 anni e mezzo per un'infezione intestinale che era stato ospite di un orfanotrofio londinese fino alla morte. Dopo questa breve presentazione, Colli diede subito prova delle sue capacità, comunicando ai presenti che aveva rubato 2 caramelle dal vassoio della sala e le aveva nascoste in un vaso in terrazzo. Il gruppo, quindi, si staccò dal tavolino e, giunto in terrazzo, ritrovò 2 caramelle nascoste tra alcuni gerani. Le settimane passarono e con queste altri incontri e cene tra Anita e personaggi dello spettacolo a cui era legata o con i quali si incontrava per comuni interessi. Spesso, durante queste occasioni, Colli manifestò la sua presenza con apporti, spostamenti o miagolii di gatti invisibili. Inoltre, sia Anita che Lorena ebbero la sensazione che Colli stesse aumentando le proprie potenzialità comunicative, perché cominciò a battere colpi anche fuori dalle sedute, su pareti, mobili e a volte anche sui vetri delle finestre, fino ad arrivare, ma questo lo vedremo dopo, a comunicare tramite il telefono. Sviluppò e diede prova anche di un lato artistico, realizzando disegni dai tratti tipicamente infantili, come fiori, casette, la parola mamma, il nome Anita. Questa storia porta con sé molti elementi sensazionali, ma forse l'aspetto che mi ha colpito maggiormente, oltre a quello legato alle manifestazioni invisibili, ovviamente, è la presenza e gli aneddoti che coinvolgono personaggi famosi. Personaggi dello spettacolo che avrebbero potuto negare, rimanere nell'anonimato o rifiutarsi di apparire in questi racconti resi pubblici dalla giornalista nel suo libro dal titolo Colli, amore mio. E proprio rimanendo in quest'ambito e proseguendo con la storia, riporto ora un episodio interessante che seguì le vicende raccontate fino ad ora. Un apporto eccezionale che coinvolse proprio Federico Fellini durante una seduta medianica. Ci spostiamo a Fregene, attorno agli anni 70, in una bellissima villa di un'amica di Anita. Al tavolo, questa volta, siedono Fellini, che aveva pregato Anita di fargli conoscere la sensitiva Lorena, ed altri 2 personaggi dello spettacolo, Lucia Alberti e Salvatore Cappelli, oltre che Giulietta Masina, moglie di Federico Fellini, la quale rimarrà seduta fuori dal tavolo. La seduta ebbe inizio ed il primo a manifestarsi fu proprio il padre di Fellini, Urbano, al quale il regista chiese subito un parere sui suoi film attuali e futuri. Dopodiché intervenne una nuova entità, un filosofo orientale che promise un regalo al grande regista. A quella notizia, Giulietta Masina, che se ne stava seduta in disparte con la sua borsa posata sul pavimento, chiese a gran voce che se l'entità avesse davvero voluto fare un dono al marito, avrebbe dovuto riporlo nella sua borsetta. A quell'affermazione, il tavolo, sotto gli occhi di tutti, sfilò velocemente verso Giulietta e, arrestatosi, emise alcuni colpi. Questo fu interpretato come una sorta di segnale al quale Giulietta reagì svuotando la borsetta e ritrovando al suo interno una medaglietta con un profilo egiziano ed un nastro consunto che in origine doveva essere stato di colore azzurro. Un caso di apporto sicuramente straordinario, anche se un episodio successivo avrebbe dato una prova ancora più convincente sotto gli occhi di ben 12 persone. Una sera Anita, ospite di Bonori, era seduta intorno al tavolo in compagnia di altre 10 persone. Per l'occasione le era stato donato un pupazzo con dei biscotti all'interno e la cosa non era passata inosservata alle entità invisibili. Infatti Colli non mancò di farsi vivo e dopo aver palesato la sua presenza disse ad Anita di mangiare quei biscotti con un cucchiaino. La donna chiese allora se avrebbe dovuto prenderlo in cucina, ma Colli le rispose che non serviva perché il cucchiaino era già lì. E detto questo, davanti agli occhi di tutti i presenti, un cucchiaino da caffè levitando percorse l'intero tavolo e, sfiorata la spalla di Roberto, cadde al suolo. Il gruppo rimase paralizzato dallo stupore. In quell'occasione Colli affermò che quel cucchiaino rappresentava un dono per Roberto in occasione dell'apertura di un nuovo centro estetico. Ma non finì lì. Il giorno dopo fu lo stesso Roberto Bonori a telefonare ad Anita
eccitatissimo, non senza ragione. Infatti, al telefono, l'uomo spiegò che aveva ricevuto una spedizione di cosmetici direttamente dagli Stati Uniti d'America e che quindi, per forza di cose, era sigillata. Ma una strana coincidenza lo stupì. All'interno di una delle scatole aveva ritrovato un cucchiaino identico a quello della sera prima. E c'è di più. Quel cucchiaino, la sera prima, l'uomo l'aveva riposto in un suo borsello come portafortuna, ma lì non lo ritrovò più. A questa storia, già densa di stupore, si aggiunsero altri elementi davvero sensazionali. Fin dalle prime apparizioni di Colli, in effetti, si manifestò anche un'altra entità, quella di Padre Antonio, un frate francescano vissuto nel XVIII secolo. In realtà, questa figura era stata già avvertita, o meglio, vista dalla medium Lorena, che aveva spiegato come a volte ne vedesse solo un piede nudo, mentre in altre occasioni si mostrasse nella sua interezza, soprattutto quando pensava di non voler più usare questo dono. A Padre Antonio era stato dato il compito di vigilare su Colli e spesso non mancava di rimproverare Anita per la troppa libertà che concedeva a Colli. E soprattutto affermò una cosa che colpì moltissimo Anita. Padre Francesco dichiarò che il legame tra i due c'era perché, in un'altra vita, Anita era stata la vera madre di Colli e che, in una vita futura, sarebbero di nuovo stati madre e figlio. Di personaggio in personaggio, dal cinema alla lirica, fu così che Anita si ritrovò intorno ad un tavolo medianico con vari amici e con un quasi sconosciuto Luciano Pavarotti agli inizi della sua carriera. Fin da subito, il famoso tenore mostrò scetticismo verso alcune dimostrazioni di Colli, tant'è che Anita gli disse: «Se davvero vuole, prenda un foglio bianco e poggia una mano su di esso». Pavarotti prese egli stesso un foglio, si assicurò che fosse totalmente bianco e, posizionata la mano al centro di esso, attese. D'improvviso, il tenore alzò la mano come se il foglio scottasse e, osservato il foglio, scoprì un do diesis prima inesistente. Un augurio straordinario per un tenore. Anni dopo, Anita ebbe modo di incontrare nuovamente Luciano Pavarotti e con lui ripercorse quella serata di tanti anni prima, anche se disse di non averne mai parlato pubblicamente. Intanto la presenza di Colli si faceva sempre più assidua, tramite mezzi e modalità sempre nuove. Capitò infatti, all'inizio degli anni 70, che Colli cominciasse a comunicare anche tramite il telefono, facendosi avvertire con singole parole o frasi, ma cosa ancora più sensazionale, permettendo ad Anita di conoscere in anticipo gli avvenimenti. Accadde nel 1975 per puro caso quando, offerto un passaggio ad un'amica, madre di due ragazze, la donna confidò aver scoperto che una delle figlie, Simona, risultava assente da scuola da almeno 2 mesi per via della frequentazione di un coetaneo e disse che a malincuore avrebbe dovuto riferire la cosa al marito. Quella sera stessa, Anita era al telefono con la medium Lorena e, durante la conversazione, sentì come un rumore di interferenza e poi un uomo che, con un tono severo, inveiva pesantemente contro una ragazza, la quale, esasperata, gridò che aveva capito e che non c'era bisogno urlasse così. Altre interferenze, poi la conversazione riprese e questa volta era la ragazza che, piangendo, riferiva che non accettava questo trattamento e che sarebbe andata via, ma subito dopo chiese scusa. Il giorno dopo, l'amica di Anita, la signora del passaggio, telefonò per sfogarsi in merito alla situazione della figlia. La descrizione di ciò che era avvenuto la sera prima era totalmente fedele a ciò che Anita e Lorena avevano ascoltato prima che accadesse. Colli, o chi per lui, avevano donato alle due donne un assaggio del futuro. Rimanendo in tema di voci, quindi, dal 1975 in poi vi fu un cambiamento naturale nelle modalità con le quali Colli si faceva vivo. A cambiare, però, furono anche i metodi di ricerca di Anita. Infatti, in quell'anno, la giornalista, tramite un'amica comune, incontrò Gabriella Alvisi, molto conosciuta tra chi si interessa di queste tematiche e della quale, se vorrete, ne ripercorreremo le vicende. Dicevo, la signora Alvisi, dagli anni 70 in poi, fece molto parlare per i suoi esperimenti e le sue registrazioni psicofoniche alla ricerca della figlia Roberta,
morta tragicamente a soli 20 anni. Anita, quindi, la incontrò nella sua casa di Mariano Comense e le parlò di Colli e di come le avesse stravolto la vita. Cominciarono così una registrazione per capire se era possibile imprimere sul nastro la voce del bambino. Si appellarono a Roberta, la figlia dell'Alvisi, la quale disse che il bambino era lì. Ad un successivo ascolto del nastro, infatti, risultò una voce di bimbo comprensibile che per 3 volte pronunciò «Io sono Colli». Ma eventi eccezionali e anche un po', se vogliamo, inquietanti, non mancarono di certo in questa avventura. Accadde che una volta Colli annunciò l'arrivo di uno strego, come il bambino chiamava alcune entità molto forti. Quando fu giunto disse: «Sono Silvestro II, vicario di Cristo, papa delle 3 R, Roma, Reims e Ravenna. Nell'anno 1000 incoronai il re di Polonia, Santo Stefano. Fui nelle università spagnole per incontrare i dotti arabi e inventai il sistema binario per i numeri. Morii a 56 anni. Controlla». Anita, distinto, recuperò un'enciclopedia e controllò. Risultò tutto esatto. L'entità continuò dicendo: «Fui mago. Costruì teste meccaniche come i vostri computer e sperimentai l'esoterismo». Alla fine l'entità si congedò, chiedendo ad Anita di non mettere in difficoltà Colli con le sue domande, poiché entità in evoluzione. La storia di Anita Pensotti ha un non so che di magico, di tenero. Personalmente mi ha fatto tanto piacere ripercorrerla, rileggendo il suo libro dal titolo Colli, amore mio. Il 6 febbraio 1987 giunse l'ultimo messaggio ufficiale di Colli. La mia Anita sta scrivendo un libro per me. E infatti Anita Pensotti, nel 1984, sul suggerimento dell'allora direttore della rivista Astra di raccogliere in una rubrica tutta questa serie di episodi e aneddoti, pensò successivamente di farne un libro. Una storia strana, sensazionale e a volte, ammetto, incredibile nel vero senso della parola. Episodi e situazioni al confine tra realtà e sogno, ma costellate di elementi che rendono il tutto verosimile. Forse il lato di tutta questa storia, torno a ribadire per me degno di nota, è la costante presenza di personaggi pubblici, attori, cantanti e registi che, nonostante le mie ricerche, non sembrano aver mai ritrattato o accusato di falso Anita Pensotti. Al contrario, dal libro della Pensotti si ha l'impressione che la categoria dello spettacolo fosse costellata di appassionati di spiritismo e soprattutto di comunicazione con altre dimensioni. È arrivato il momento di salutarci, ma diversamente dalle altre volte voglio augurarvi un sereno Natale ed un fantastico nuovo anno. Per me il 2019 è stato grandioso perché, grazie a Cronache dall'altro mondo, ho potuto conoscere un altro me stesso e tante belle persone, oltre al fatto di poter esaminare tutte queste storie che vanno in profondità nell'animo e nella mente umana. Concludo questo primo episodio proprio con alcune frasi finali del libro. «E quando la fatica di vivere diventa a volte angoscia e mi sembra intollerabile la nostra epoca con le sue crudeltà, la sua atroce violenza e le sue immense sciagure, trovo conforto e rifugio in questo dono di Colli, nella rassicurante certezza che, al di là della povera palla sulla quale viviamo, che corre nell'universo insignificante e minuscola come un granello di sabbia, esiste comunque un'altra dimensione».